Bene, Leonardo Salvemini ha indicato quelli che sono i principi a cui non si può sfuggire, parlando anche dell'affidamento diretto. Sono dei principi di derivazione europea, sono stati molto ben declinati e sono naturalmente sullo sfondo del tema che stiamo trattando oggi e devono essere tenuti sempre presenti, no? Come sapete, nelle nostre lezioni cerchiamo di evitare le parafrasi normative, cerchiamo invece di dare un contributo per un ragionamento, naturalmente un ragionamento bionivoco a cui vi abbiamo sempre invitato, e in cui dobbiamo cercare di trovare delle chiavi di lettura e degli strumenti che ci consentono sempre di avere un orientamento in un mare che purtroppo, come è stato accennato nel corso delle precedenti lezioni, è un mare burrascoso, e quindi è importante avere una bussola, una chiave di lettura. Naturalmente il nostro è un discorso, me ne rendo conto, piuttosto pretenzioso, però dobbiamo partire da questo, dobbiamo trovare, diciamo, degli elementi che ci consentono di avere dei riferimenti precisi, e naturalmente partendo dai principi noi sappiamo a questo punto quali sono i nostri numi tutelari, usiamo questa espressione, per evitare poi dopo di non capire esattamente in quale situazione ci troviamo. Ebbene, il tema dell'affidamento diretto è uno di quei temi che richiede necessariamente l'assimilazione e l'acquisizione di questi principi, perché naturalmente è un tema di estrema importanza sotto il profilo della deroga ai principi. Ecco, fino adesso abbiamo appunto con Leonardo Salvemini affrontato il tema di quello che ci dice l'ordinamento europeo, quindi il tema della deroga ai principi è un tema importante, perché c'è un principio generale, quello della libera concorrenza, che sotto il profilo, diciamo, della sua esplicazione si pone o si potrebbe porre in una situazione di contrasto nel caso in cui l'affidamento diretto non rispettasse alcuni criteri fondamentali, no? Ecco, oggi cercheremo di capire quali sono questi criteri che dobbiamo sempre tenere come riferimento e quali sono quelle situazioni in cui l'affidamento diretto è possibile, perché, come dicevo prima, sotto il profilo strettamente giuridico, l'affidamento diretto è una deroga a un principio generale. Il principio generale ci impone procedure aperte e procedure ristrette, ci impone la pubblicazione del bando. L'abbiamo incontrato, no? Questo tema anche nelle precedenti lezioni. La deroga è in alcune situazioni esplicitamente indicate dal codice dei contratti pubblici, ma anche dalla disciplina europea che abbiamo visto. È possibile superare questi aspetti di particolare complessità riferiti alle procedure nei settori ordinari aperte e ristrette, purché naturalmente ricorrano i requisiti e purché siano esattamente quelle fattispecie che la norma individua. Io ho il compito non agevole di trattare, diciamo, queste particolarità, però anche oggi cercherò di evitare di fare la parafrasi delle norme. Ecco, semmai in alcuni casi mi soffermerò e commenterò alcuni aspetti che potrebbero essere interessanti per cercare di risolvere delle problematiche che si pongono. Quindi adesso vedremo, ma rapidamente, quali sono, diciamo, quelle tipologie contrattuali e quelle situazioni in cui è possibile l'affidamento diretto. Andremo poi anche al tema generale degli affidamenti sotto soglia. Vedremo, ma anche lì rapidamente, le questioni poste con le linee guida di ANAC, e poi affronteremo anche un tema di fondo che rimane, che è quel tema appunto a cui accennava anche l'intervento precedente, della difficoltà in cui ci si trova, soprattutto da parte degli operatori, nel individuare il percorso corretto.
Allora, innanzitutto, quali sono i principi generali che valgono sempre? Lo dicevamo prima, no? Ce lo dice il codice. Andiamo a prendere l'articolo 4 del decreto legislativo numero 50 e dunque, questo è un articolo cardine che dobbiamo sempre tenere come riferimento e che ci deve servire appunto per capire quello che non è mai possibile superare e che quindi deve restare un po' come il paletto. Quindi parliamo dei principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi, no? Che cosa significa esclusi? Significa che sono esclusi dall'applicazione di quelle procedure aperte o ristrette dei settori ordinari, no? Quindi in buona sostanza c'è l'applicazione di una norma di semplificazione, come vedremo in alcuni casi, o comunque l'applicazione di una norma di deroga per quei settori che non rientrano nei settori ordinari, sono i settori, una volta chiamati esclusi, i settori speciali che riguardano ad esempio le reti, no? L'acqua, il sistema idrico, il sistema dei trasporti, insomma quei sistemi dove è possibile derogare, diciamo, al principio per cui occorre sempre la procedura d'evidenza pubblica con la pubblicità e con la trasparenza, naturalmente secondo le modalità, pubblicazione del bando, eccetera, tutte questioni che abbiamo affrontato nelle precedenti lezioni. Leggiamo insieme il comma 1 dell'articolo 4. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice. Quindi abbiamo qui il chiarimento che poc'anzi vi dicevo, sia che cosa si intende per contratti esclusi. Sono contratti esclusi in parte o in tutto dall'applicazione del codice, quindi del decreto legislativo numero 50. Ma comunque, quand'anche si trattasse di queste fattispecie, quindi quand'anche noi avessimo a che fare con i contratti esclusi, non dobbiamo mai dimenticare la piana applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Quindi questi sono i principi che noi dobbiamo sempre considerare ogni qualvolta affrontiamo dei contratti che sono parzialmente o integralmente esclusi. Quindi questi principi non possono essere pretermessi. Li vogliamo ricordare rapidamente? Il principio di economicità. Naturalmente non è il principio dello spender meno, attenzione, il principio di economicità è un principio che naturalmente fa riferimento ad un aspetto che non è stato, soprattutto nel passato, considerato dalla pubblica amministrazione, no? È il principio in cui sotto il profilo aziendale occorre ottenere il massimo dei risultati contenendo i costi. Questo è il principio di economicità, quindi non significa esclusivamente il ribasso, significa ricercare la qualità contenendo i costi. Quindi questo è uno dei principi che dobbiamo sempre applicare come pubblica amministrazione nel momento in cui ci ritroviamo in una di quelle ipotesi previste dal codice come caso di esclusione. L'efficacia dell'azione amministrativa. Credo che questo sia un principio noto a tutti, no? L'azione amministrativa deve essere efficace, quindi deve essere tempestiva, deve soprattutto conseguire l'obiettivo che si pone. Quindi il raggiungimento dell'obiettivo, questa è l'efficacia e non altro. Naturalmente sempre rapportato anche al principio di economicità, quindi sono collegati questi aspetti. L'imparzialità. Non inventiamo nulla, l'imparzialità significa che la pubblica amministrazione non può avere un occhio di riguardo per nessuno, non ci può essere alcun motivo, se non naturalmente nei casi previsti dalla legge, pensate ad esempio agli aspetti legati ai criteri reputazionali di cui abbiamo parlato in passato, no? Bene, allora in questo caso però non si tratta di una lesione del principio di imparzialità, si tratta semplicemente di capire che l'impresa in quel determinato frangente ha delle caratteristiche che le consentono eventualmente di essere preferita, però ricordate bene qual è l'ambito molto limitato in cui operano i criteri reputazionali. Ecco, quindi
Il principio di imparzialità significa che naturalmente non si può discriminare tutti sotto questo profilo, come poi introduce il principio successivo, quello della parità di trattamento, devono avere da parte della pubblica amministrazione appunto un trattamento uguale. Non ci possono essere situazioni di privilegio per alcuni. Il principio di trasparenza, che è collegato al principio di pubblicità, è un principio che naturalmente non è solo degli appalti, è un principio che riguarda tutta l'azione amministrativa. Se voi andate a prendere la legge generale sul procedimento, la legge generale sul procedimento, la legge 241 del 1990, declina questo stesso principio di trasparenza. Quindi la trasparenza significa che l'amministrazione non può essere opaca e che i procedimenti che vengono attivati in seno alla pubblica amministrazione devono essere perfettamente visibili dalla generalità dei consociati, e da qui derivano poi i diritti all'accesso, l'accesso civico, che voi in qualità di operatori ben conoscete, no? Quindi la trasparenza naturalmente è un concetto noto su cui non è necessario dilungarsi oltremodo. Ritorniamo al principio di proporzionalità. Anche questo è un principio ormai inserito nel nostro ordinamento, lo troviamo anche nell'articolo 1 della legge 241 del 1990. È un principio che deriva dalla dottrina tedesca, forse ne abbiamo già parlato. In buona sostanza si può riassumere in quella famosa frase in cui non è possibile che la polizia spari ai passeri con i cannoni, no? Quindi in buona sostanza il principio di proporzionalità significa che la risposta dell'amministrazione rispetto ad una problematica insorta non può che essere una risposta adeguata. Quindi è chiaro che per poter realizzare ad esempio un intervento occorre utilizzare quelle misure che sono necessarie e non superare quelle misure. Quindi quando è possibile conseguire lo scopo avendo già la disponibilità degli strumenti adeguati. Quindi anche questo credo che sia un principio ormai che abbiamo tutti assimilato, no? Ed è un principio che riguarda l'azione amministrativa, ma riguarda anche, come abbiamo visto, i principi che devono sempre essere applicati nell'ambito degli appalti, anche quando si parla appunto delle fattispecie escluse. La pubblicità rimanda, come dicevo, al tema della trasparenza, ma è un qualcosa in più, nel senso che la pubblica amministrazione deve dare notizia dell'avvio di un determinato procedimento, e quindi in questo caso la pubblicità non è semplicemente avere un percorso trasparente e visibile dai consociati o dai cittadini, ma in realtà è un principio che richiede un onere in capo alla pubblica amministrazione aggiuntivo. Un onere aggiuntivo di far conoscere, soprattutto a dei soggetti che sono qualificati, e quindi non la generalità dei cittadini, ma agli operatori, che una determinata procedura è stata avviata in modo che i soggetti possano prendere visione delle regole che l'amministrazione si è data, ad esempio con la pubblicazione del bando, nel caso in cui naturalmente si parli di procedure ordinarie, e quindi possano effettivamente partecipare. Poi ci sono due aspetti, cui accennava anche Leonardo Sanvemini, che sono la tutela dell'ambiente. Quindi la tutela dell'ambiente è diventato uno dei punti centrali del diritto europeo, anche nel tema degli appalti. È un tema che è stato introdotto dalle direttive recepite dal decreto legislativo numero 50 e naturalmente diventa uno dei principi che non può mai essere pretermesso, anche qualora si faccia riferimento a quelle cosiddette fattispecie escluse. Ecco, naturalmente questi sono quei principi di carattere così generale che non è sempre facile declinare, eh? Quindi noi stiamo parlando di principi che dovrebbero avere poi una definizione più specifica, e non è escluso che questo possa avvenire, anche se francamente nelle linee guida di ANAC, come poi vedremo, non sono poi stati declinati.
L'efficienza energetica, anche l'efficienza energetica è un tema centrale. L'efficienza energetica si rifà a quella sostenibilità che è uno dei punti fondamentali anche della politica dell'Unione, no? Ecco, quindi il tema dell'efficienza energetica torna ad essere uno dei principi cardine che non possono non essere applicati anche nel caso in cui ci sia una deroga al principio generale dell'evidenza pubblica, così come la conosciamo nei settori ordinari. Prima di entrare nel vivo, però, ecco, torniamo, diciamo, alla fonte originaria, il trattato a cui ha accennato Leonardo Salvemini e che ci ha così ben illustrato per quanto riguarda appunto i principi generali che devono essere applicati per le imprese che operano nel delicato settore degli appalti pubblici. A noi sotto questo profilo interessa soprattutto l'articolo 106 del trattato. L'articolo 106 è stato in realtà un articolo oggetto di un vivacissimo dibattito anche in seno alla dottrina, proprio perché c'erano, diciamo, due visioni, potremmo dire, opposte. Da una parte una visione che aveva come principio dominante l'aspetto della concorrenza e quindi, diciamo, dava una lettura a questa norma del trattato con una visione particolarmente tesa a sviluppare l'aspetto concorrenziale, no? Mentre invece c'è un'altra dottrina che ha detto attenzione, perché in realtà questo principio del trattato è un principio che lascia un margine importante di scelta agli stati nazionali, soprattutto quando si parla di ambiti particolari. Ma guardiamo insieme il secondo comma, leggiamolo e poi lo commentiamo. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, e poi dopo vedremo anche che cosa si intende per servizio economico generale, o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme dei trattati e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tale norme non ostia l'adempimento in linea di diritto e di fatto della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. Che cosa ci dice questo secondo comma che commentiamo? Innanzitutto che sullo sfondo c'è sempre il tema della concorrenza, che è uno dei cardini del trattato, no? Ecco, quindi il principio generale, anche in questi ambiti in cui opera la pubblica amministrazione, per servizi che in Italia hanno un'alta declinazione, noi parliamo di servizi pubblici, no? Mentre qui la definizione è diversa e parla di servizi di interesse economico generale. Però anche in questo ambito particolare in cui operano le pubbliche amministrazioni, in cui operano le imprese pubbliche, il principio generale è quello della concorrenza. Però qui si pone un limite, una limitazione, nel senso che in ogni caso occorre capire se lo scopo che si propongono le amministrazioni pubbliche, le imprese pubbliche, nel garantire questi servizi alla cittadinanza, alla comunità amministrata, può in qualche modo essere compromessa o limitata dai principi di concorrenza, allora bene in questi casi è possibile operare una deroga. Questa almeno è la lettura che ne ha dato una parte della dottrina, la quale ha sostenuto, non soltanto però sulla lettura dell'articolo 106, ma anche su alcuni interventi della stessa Commissione europea, ebbene questa dottrina ha sostenuto che in realtà tocca agli Stati scegliere. Nel momento in cui si tratta di questi servizi, ogni Stato sceglie la strada da compiere, quindi può scegliere di ricorrere esclusivamente al mercato e in questo caso applicare integralmente tutte le norme previste in tema di concorrenza, oppure nel caso in cui ritenga che lo scopo che intende perseguire in qualche modo sia limitato o compromesso
dalla libera concorrenza, allora in questo caso è sua facoltà prescegliere di farlo con una deroga a questi principi. Questo ci dice l'articolo 106 e questo è l'architrave su cui poi si è costruito tutta una serie di interventi normativi, soprattutto quelli successivi, ad esempio al noto arresto che si è avuto con il referendum così noto del 2011, no? Dell'acqua cosiddetta pubblica, in cui in realtà il principio che veniva messo discussione era il principio della cosiddetta remunerabilità del servizio, no? Quindi il servizio doveva in ogni modo garantire all'operatore la remunerazione e quindi in questo caso si doveva applicare un criterio esclusivamente economico, e questo poi aveva dato luogo a quell'ampio e vivace dibattito che alla fine aveva portato al referendum, e in quel caso il referendum aveva dato soddisfazione ai comitati promotori, e quindi da quel momento in avanti le normative hanno avuto un passaggio diverso rispetto al passato, e quindi si è avuto per così dire un andamento che è più consono a quello che poco prima vi illustravo, ossia quello sostenuto da una parte della dottrina secondo cui in realtà gli stati possono prescegliere, e diciamo che questa direzione non è stata messa in discussione dall'Unione. Quindi adesso stiamo naturalmente parlando di aspetti che sotto questo profilo hanno avuto un loro consolidamento. Ecco, qui c'è un'elencazione, no, di tutti quegli aspetti in cui non è applicabile integralmente o parzialmente il codice. Ora, io non sto a fare, come vi dicevo prima, la parafrasi della norma, non vi sto ad indicare tutti i casi specifici, semmai adesso diamo una lettura piana, vediamo insieme, e se c'è qualcosa da specificare lo specifichiamo, però ecco, questi sono aspetti per la verità che richiederebbero una trattazione separata e soprattutto specifica, no? Perché si tratta di aspetti che riguardano settori diversi, sono i settori come dicevo prima cosiddetti speciali, no? In cui prevalgono delle realtà e delle norme che sono sostanzialmente diverse e che richiedono un approccio sotto il profilo della disciplina diverso e più elastico, proprio perché, come abbiamo visto, rientra in quell'ambito che lo stesso articolo 106 che poco fa abbiamo commentato individua innanzitutto lo scopo che ci si propone, no? Quindi la missione della pubblica amministrazione, che è quella appunto di garantire i servizi di interesse economico generale, garantirlo a tutta la comunità amministrata. Allora, vediamo questa elencazione. Ecco, l'articolo 6, no, fa riferimento ai settori speciali, quindi abbiamo visto gas, acqua, trasporti, no, e fa riferimento all'affidamento diretto di appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o a un ente aggiudicatore facendo parte di una joint venture. Ecco, diciamo che ci sono qui delle difficoltà già nella definizione del termine. Nella nostra realtà giuridica noi non abbiamo una disciplina ad hoc delle joint venture. In realtà non si tratta neanche di veri e propri soggetti, sono semplicemente dei contratti di associazione tra imprese. Nell'ambito degli appalti noi conosciamo ad esempio le ATI, le associazioni temporanee di imprese, oppure gli RTP, i raggruppamenti temporanei di professionisti. Ecco, queste sono delle realtà a noi ben note. Bene, diciamo che pur con tutte le distinzioni del caso potremmo pensare alle joint venture come alle ATI in un certo qual senso, perché si tratta di contratti che disciplinano l'associazione tra operatori economici. Ecco, allora in questo caso, sempre nei settori speciali, queste associazioni hanno la possibilità di affidare direttamente, no? O di essere oggetto di affidamento, proprio per la particolarità dei settori in cui operano, in cui l'innovazione e la ricerca sono componenti essenziali.
Ecco, nell'esperienza europea, ma anche americana, le joint venture nascono proprio per questi scopi, ossia per cercare di mettere insieme le sinergie in un ambito in cui gli investimenti in materia di innovazione, tecnologia ed evoluzione tecnica sono piuttosto elevati, ingenti, e quindi si creano appunto queste situazioni in cui queste imprese investono per conseguire questi risultati. Mettono insieme le loro conoscenze, il loro know-how, le loro ricerche. Ecco, siamo nell'ambito naturalmente tecnologico, no? Stiamo parlando delle reti, stiamo parlando dei trasporti, stiamo parlando del sistema idrico, stiamo parlando dei servizi a rete. Ecco, in questo caso è evidente che la deroga riguarda proprio gli aspetti del tutto peculiari dei settori che sono interessati. L'articolo 7 riguarda invece un altro aspetto, che è quello del collegamento societario, quindi l'affidamento intergruppo, potremmo dire, no? In un gruppo in cui ci sono delle società che sono tra loro collegate. Allora, in questo caso è possibile superare, diciamo, l'aspetto che abbiamo visto della disciplina ordinaria. Stiamo sempre facendo riferimento ai settori speciali, e naturalmente devono ricorrere i criteri di collegamento. Ecco, qui una definizione più precisa la troviamo, perché occorre fare riferimento all'articolo 2359 del Codice Civile, che ci dice esattamente quali sono le situazioni di controllo nel momento in cui ad esempio una società controlla l'assemblea degli azionisti, o comunque l'assemblea, diciamo, dei soci. Stiamo parlando di società di capitali, oppure le situazioni di collegamento che ricorrono nel momento in cui comunque c'è una partecipazione da parte delle imprese che in qualche modo influenza l'andamento dell'assemblea, no? Non c'è, diciamo, il dominio dell'assemblea, ma quantomeno c'è un'influenza rilevante. E questa è la situazione di collegamento. Si fa riferimento ad esempio ad un quinto del pacchetto azionario nell'articolo 2359. Quindi sotto questo profilo abbiamo meno problemi rispetto alle joint venture, che invece una vera e propria definizione normativa non ce l'hanno. Poi ci sono dei settori specifici che non sono esposti alla concorrenza. E naturalmente qui stiamo parlando di settori in cui solo ed esclusivamente con l'intervento delle amministrazioni pubbliche è possibile erogare un determinato servizio. Allora questo intuitivamente è uno di quei settori che restano esclusi dal codice degli appalti. Poi ci sono i contratti di servizio giudicati in base ad un diritto esclusivo. Ritorniamo sempre alla questione dell'articolo 106 e naturalmente facciamo riferimento ad esempio anche all'affidamento in house, no? Quindi un diritto esclusivo che può essere affidato dalla pubblica amministrazione ad un'articolazione propria, come vedremo poi quando incontreremo l'in house, che è una delle altre deroghe rispetto all'applicazione dei principi e che ci consente l'affidamento diretto. Poi abbiamo i contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali, quindi sono dei contratti particolari che riguardano ad esempio anche gli approvvigionamenti dell'acqua, dei contratti particolari che hanno proprio la loro peculiarità nella difficoltà dell'approvvigionamento, nella difficoltà nel reperire i servizi, e che riguardano, come vi dicevo, proprio questi settori speciali. Ho saltato poi gli articoli dall'11 al 16 perché avevano proprio come riferimento esattamente le peculiarità di alcune particolari tipologie di contratto, no? Quindi se proprio volete approfondirlo, prendete il codice e verificate proprio che si tratta di aspetti specifici. Poi abbiamo delle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi. Anche qui un'indicazione
che la norma dà precisamente, e poi abbiamo i cosiddetti contratti di sponsorizzazione. Tra l'altro, il riferimento all'articolo 17 lo ritroveremo poi nella terza parte della nostra lezione, quando l'avvocato Lavatelli affronterà il tema, ad esempio, dell'affidamento dei servizi legali. Ecco, questi sono tra i servizi esclusi, pur con tutte le difficoltà di interpretazione, il reinvirement della giurisprudenza, l'intervento di ANAC e tutto quanto vedremo poi nel proseguimento. L'articolo 19 parla dei contratti di sponsorizzazione, e qui ho riportato anche il primo comma, giusto per un'annotazione. Ecco, qui come vedete, nei contratti di sponsorizzazione in realtà non è prevista alcuna procedura di evidenza pubblica, se non la previsione per importi che superano i 40.000 euro della pubblicazione previa del contratto, no? Quindi, cioè, più che del contratto, in realtà dell'intento di procedere alla sponsorizzazione. E questo deve essere pubblicato se supera i 40.000 euro. Poi c'è un altro aspetto che in realtà in precedenza nel decreto legislativo 163 del 2006 non aveva una sua disciplina, ma che invece è stato disciplinato dal codice dei contratti pubblici. All'articolo 20 la questione riguarda la realizzazione di un'opera pubblica a spese integralmente del privato, no? Qui bisogna immaginare un mecenate che decide, ad esempio, di donare un'opera pubblica alla pubblica amministrazione, e quindi in questo caso si assume ogni onere. In questo caso potete ben capire che non è possibile pensare ad una gara, no? Perché è chiaro che c'è l'intervento diretto di un privato che dona alla pubblica amministrazione, no? Ecco, però anche qui ho riportato il primo comma, perché ci sono degli aspetti che vanno comunque tenuti in considerazione da parte dell'amministrazione, e sono gli aspetti legati alla qualificazione. Infatti il primo comma dice: il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione. Quindi attenzione, perché già qui abbiamo una prima notazione: è sempre necessario un contratto, una convenzione, con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione a sua totale cura e spese. Attenzione, perché deve essere totale, altrimenti la disciplina non è l'articolo 20. Previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera. Quindi è previsto anche l'intervento, ad esempio, parziale. Pensiamo ad una struttura ospedaliera, ad un padiglione che deve essere interamente realizzato a spese e cura del privato. Quindi è possibile anche che solo una parte dell'opera possa essere realizzata dal privato. Oppure anche un lotto che però, qui viene specificato, deve essere funzionale, quindi in buona sostanza deve essere in sé concluso, non è possibile pensare che si faccia solo, che ne so, le fondazioni di un edificio e poi la soletta la prosegua la pubblica amministrazione. Qui stiamo parlando di lotti funzionali. O di una parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. Quindi abbiamo visto l'articolo 80, ossia la qualificazione degli operatori. Ovviamente qui c'è anche il rispetto di strumenti o programmi urbanistici, però attenzione, secondo me qui c'è una omissione da parte del legislatore, perché in realtà noi dobbiamo fare i conti anche con la programmazione delle opere pubbliche, no? Noi sappiamo che le opere pubbliche sempre di più devono attingere al programma triennale per quanto riguarda appunto i lavori, e quindi è evidente che l'aver pretermesso l'aspetto della programmazione qui può creare qualche difficoltà, perché pur sempre noi abbiamo a che fare con un'opera pubblica. La differenza è che la realizza un privato, e quindi se per la realizzazione di un lotto funzionale o di una parte dell'opera
allora non ci sono problemi, nel senso che comunque l'opera nella sua interezza sarà inserita nel programma. Se l'opera deve essere realizzata integralmente, bene, si pone il problema del suo inserimento anche nel programma triennale. Andiamo allora adesso a uno dei punti che abbiamo accennato poc'anzi, in cui è possibile una deroga ai principi di evidenza pubblica, no? Ecco, ad esempio il tema dell'in-house. Naturalmente l'in-house avrebbe bisogno di una sua trattazione riservata, perché è una materia che ha dato luogo naturalmente a tutta una serie di pronunce, soprattutto in ambito europeo, che poi sono state recepite nella nostra norma, nelle nostre norme interne, e quindi diciamo è un argomento di una certa complessità. Oggi lo trattiamo semplicemente per dire quali sono i suoi tratti salienti, anche perché sono appunto contenuti, diciamo, nel codice dei contratti pubblici, e quindi abbiamo una definizione certa anche sotto il profilo normativo, mentre prima occorreva affidarsi esclusivamente alla giurisprudenza. In particolare il caposaldo della definizione lo ritroviamo nella sentenza Tecal, no? Famosa sentenza Tecal, che è stata, diciamo, un po' la madre, la matrice della definizione dell'in-house providing. Allora, l'articolo 5 ci dice innanzitutto che l'in-house può essere operato quando il soggetto a cui viene affidato direttamente con il contratto di servizio la concessione o il servizio o l'appalto è un controllo analogo. Beh, questa definizione è secondo me molto semplice nel momento in cui noi pensiamo all'amministrazione come una serie di articolazioni operative. Ecco, nel momento in cui noi teniamo presente che l'amministrazione è articolata operativamente in una serie di settori, e una di queste articolazioni assume una forma giuridica diversa, che può essere appunto quella di una società, così come disciplinata dal codice civile, ebbene questa società, per poter essere affidataria del servizio o dell'appalto, deve essere controllata analogamente a come se si trattasse di un'articolazione della stessa amministrazione. Ecco, quindi dobbiamo avere un controllo non totalitario ma dominante, ossia in ogni caso la mano pubblica deve avere la voce in capitolo per le decisioni che riguardano l'amministrazione dell'ente. Questo significa il controllo analogo, ossia controllare come se si trattasse di un'articolazione dell'amministrazione, e questo è uno dei principi fondamentali. C'è un altro aspetto che deve essere soddisfatto: oltre l'80% delle attività devono essere riferiti all'amministrazione che affida l'appalto, no? Quindi attenzione, perché non ci può essere un affidamento in house se viene superata questa fatidica soglia, e quindi il soggetto, ad esempio, rende all'amministrazione il servizio per la percentuale che è stata indicata dalla norma. Ecco, qui c'è una prima importante eccezione rispetto al modello passato, in cui si chiedeva la partecipazione pubblica totalitaria, anche grazie alle direttive europee che sono state recepite nel decreto legislativo numero 50, e che hanno introdotto la possibilità della partecipazione anche nell'in-house providing di capitali privati, purché non abbiano un potere, diciamo, talmente rilevante da controllare ad esempio l'assemblea, oppure anche da poter porre un veto all'assemblea stessa. Quindi si deve trattare di una situazione in cui il privato ha una partecipazione, ma una partecipazione che non ha un'influenza tale
da poter in qualche modo intervenire nella gestione dell'ente. Allora in questo caso è possibile la partecipazione del privato. Attenzione, perché qui non bisogna guardare solo gli aspetti collegati alla partecipazione, ma bisogna anche guardare a quegli strumenti contrattuali previsti dal diritto societario, come ad esempio i patti parasociali, che in qualche modo possono anche consentire a delle minoranze di avere il controllo della società, appunto attraverso la presenza di questi patti. Anche questi vanno valutati. Lasciamo l'in house e andiamo ad un altro tema, un tema di estremo interesse, soprattutto per le amministrazioni comunali, no? Il tema tanto dibattuto delle opere di urbanizzazione. Ecco, a questo proposito, voi ricorderete, no, che in passato sulla questione delle opere di urbanizzazione e sulla possibilità dello scomputo integrale attraverso la realizzazione delle opere non c'era alcuna limitazione. Già la legge numero 10 del 1977, l'articolo 11, la legge sui suoli, prevedeva la possibilità di realizzare opere a scomputo degli oneri, senza porre alcuna limitazione sotto questo profilo. Ma ancora prima la legge 1150 del 1942, la legge urbanistica. Quindi diciamo che in buona sostanza questo era uno strumento estremamente pragmatico per consentire da una parte all'amministrazione di realizzare quelle opere, che poi sono opere pubbliche, come ben sappiamo, non direttamente ma attraverso l'intervento del privato, e quindi evitando così tutti gli oneri connessi allo svolgimento di una procedura vera e propria, no? Quindi un procedimento avviato dall'amministrazione, con la possibilità anche per il privato di avere il vantaggio, trattandosi molto spesso di un operatore economico e di un'impresa che opera nel ramo, di poter realizzare l'opera ad un costo minore, proprio perché impiegava le risorse proprie. Quindi un modello che nel corso degli anni ha sempre mostrato di poter funzionare, un modello, come dicevo prima, pragmatico, no? In cui il privato appunto realizzava l'opera direttamente e in quel caso era possibile appunto scomputare gli oneri che si sarebbero dovuti pagare alla pubblica amministrazione per effetto appunto della sua realizzazione. Ma questa situazione ha conosciuto un arresto nel 2001. Molti di voi ricorderanno la famosa sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 2001 che riguarda il Teatro degli Arcimboldi. Ricordate, siamo a Milano, c'era un piano di riqualificazione di un ampio distretto industriale, quello della Bicocca, e in quel caso appunto il piano di riqualificazione prevedeva, con un accordo stretto direttamente con l'amministrazione comunale, con la fondazione del Teatro alla Scala e con altri soggetti partecipanti, la possibilità di realizzare non solo la progettazione, ma anche l'involucro di quello che è poi divenuto il Teatro degli Arcimboldi. Si trattava di un'opera il cui costo stimato superava i 25 miliardi. L'Ordine degli Architetti di Milano e il Consiglio Nazionale degli Architetti aveva però promosso un ricorso avanti al TAR, sostenendo che in realtà la realizzazione di un'opera pubblica di così elevato valore, quindi superiore alla soglia comunitaria, perché anche allora naturalmente già con la legge Merloni si faceva riferimento alle soglie comunitarie, ed allora era di 10 miliardi se ricordate, ebbene con il superamento della soglia comunitaria in buona sostanza vi era una palese violazione del trattato e delle direttive che erano state allora recepite, il riferimento era la normativa allora vigente, la 9337 appunto della comunità europea, allora era ancora comunità prima che diventasse quindi unione. Ebbene in buona sostanza il TAR una volta ricevuto il ricorso lo rimise alla Corte di Giustizia, la quale appunto fece quella sentenza che fu clamorosa sotto certi versi, perché
In quella sentenza si affermò che non era possibile affidare direttamente delle opere di urbanizzazione che superavano la soglia comunitaria, quindi la soglia di interesse del legislatore comunitario, perché in quel caso era necessario procedere con una gara ad evidenza pubblica. Ecco, da qui poi nasce tutta una fase convulsa, no? Come sapete, ci fu tutto un ampio dibattito e si arrivò, diciamo, da un estremo all'altro, per cui addirittura quasi tutte le opere a quel punto dovevano essere assoggettate a delle procedure, l'operatore doveva svolgere lui la gara per poter poi realizzare l'opera, e quindi nascevano tutte delle problematiche connesse all'affidamento ben conosciamo. Ebbene, fortunatamente questi aspetti sono stati sistemati dal codice dei contratti pubblici, almeno per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria. Allora, in buona sostanza, le opere di urbanizzazione primaria, che sono direttamente connesse nell'ambito di piani attuativi, quindi stiamo parlando di piani di secondo livello, piani di lottizzazione, ma anche negli interventi diretti, attenzione, quindi qui ad esempio nella nostra disciplina urbanistica possiamo fare riferimento ai permessi di costruire convenzionati, laddove naturalmente è necessario operare delle urbanizzazioni. Ebbene, in questi ambiti è possibile scomputare sino alla soglia comunitaria, che è di 5 milioni e 225 euro, se non erro. Quindi, in buona sostanza, è risolta la problematica connessa a questi aspetti, nel senso che le opere potranno essere direttamente realizzate dall'operatore. Ecco, qui io ho riportato l'articolo 16 del testo unico dell'edilizia, e il riferimento è al comma 2 bis, che fa ancora riferimento al decreto legislativo 12 aprile numero 163, naturalmente adesso va in realtà collegato all'articolo 35,1 del codice dei contratti pubblici per quanto riguarda l'individuazione della soglia rilevante a questi fini, no? E quindi per queste opere l'articolo 2 bis, che era stato già introdotto dal decreto Salva Italia nel 2011, fa salva la possibilità appunto dell'intervento diretto da parte dell'operatore. Ho riportato anche il comma 7 per comodità di lettura delle opere di urbanizzazione primaria. Voi sapete che le opere di urbanizzazione si dividono in opere di urbanizzazione primaria e secondaria, soltanto gli oneri di urbanizzazione primaria sono naturalmente quelli funzionali, tra l'altro, alla realizzazione diciamo delle opere inserite nel contesto di pianificazione, possono essere appunto scomputate. E questo è uno degli aspetti di deroga rispetto ai principi dell'evidenza pubblica, e uno di quei casi in cui è possibile ancora l'affidamento diretto, naturalmente, all'operatore che sta realizzando il piano attuativo. Entriamo adesso, diciamo, nel vivo di quello che vi dicevo, ossia gli aspetti che sono stati considerati da ANAC, no? Prima di tutto facendo riferimento ai poteri che sono stati attribuiti ad ANAC in riferimento appunto ai contratti sotto soglia. È l'articolo 36 del codice, il comma 7, e riguarda la possibilità che nell'ambito, diciamo, delle attribuzioni di ANAC l'autorità possa disciplinare, o meglio, più che disciplinare, perché qui siamo in un ambito in cui ANAC dà un contributo, quindi stiamo nell'ambito in cui queste linee guida non sono vincolanti, ricordate questa distinzione tra linee guida vincolanti o meno. Bene, queste non sono vincolanti, quindi sono delle prassi suggerite da ANAC per diciamo dare un aiuto, un ausilio alla pubblica amministrazione. Poi vedremo se questo ausilio c'è sempre oppure se è fonte in realtà di ulteriori complicazioni,
adesso io non voglio fare una lettura in chiave polemica, però onestamente, come vi dicevo, come vi ho detto in altre occasioni, l'intento del legislatore, quello di introdurre una sorta di regolazione che non fosse una vera e propria disciplina inserita nell'ambito delle fonti del diritto, era sicuramente un intento meritevole, però sta di fatto che in realtà qui si sono create, e poi lo vedremo meglio dopo, tutta una serie di connessioni e diciamo di situazioni in cui l'autorità, ma poi vedremo anche il Consiglio di Stato, si sono un po' industriati, usiamo questa terminologia, per cercare di dare dei consigli alla pubblica amministrazione, creando però una sorta di fonte ulteriore che spesso è una fonte che più che d'ausilio è una fonte di dolorosi mal di testa per capire esattamente quello che si è voluto dire. E quindi in realtà queste linee guida poi, noi sappiamo, non sono vincolanti, ma se non le applichiamo ci impongono un onere motivazionale particolarmente rigoroso, e quindi su queste linee guida dobbiamo porre la massima delle attenzioni. Insomma, quello che voglio dire è che in realtà non so se così procedendo abbiamo raggiunto lo scopo che si proponeva la legge delega, con l'idea sicuramente apprezzabile della cosiddetta soft regulation, che era un'idea di semplificazione, attenzione, semplificazione, siamo sempre in quell'ottica. E allora andiamo a vederle rapidamente. Qui stiamo parlando, forse non l'ho detto all'esordio, stiamo parlando di quelle situazioni sotto la soglia comunitaria in cui è possibile derogare alle procedure ordinarie, procedure aperte, procedure ristrette, attraverso, diciamo, l'applicazione di procedure semplificate, sempre nel rispetto dei principi e sempre naturalmente a seconda delle soglie. Le linee guida numero 4 riguardano appunto le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, quindi ricordate la distinzione in seno a lavori pubblici, servizi e servizi, diciamo, sociali, no? Indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, no? Quindi abbiamo come riferimento quelle procedure cosiddette semplificate. Ecco, naturalmente non abbiamo il tempo, né, come vi dicevo, non è nostra intenzione nel corso delle nostre lezioni fare la parafrasi della norma e nemmeno la parafrasi delle linee guida, però ecco, come chiave di lettura vi sottolineo alcuni aspetti. Innanzitutto aspetti redazionali: come vengono realizzate queste linee guida? Allora, le linee guida innanzitutto prevedono delle fasi di consultazione, no? Queste fasi di consultazione, in cui in buona sostanza una prima versione viene pubblicizzata attraverso il sito dell'autorità, consente agli operatori, ma a chiunque vi abbia interesse, di partecipare e dare il proprio contributo. I contributi al termine della pubblicazione vengono vagliati e, una volta vagliati, viene redatta la forma definitiva delle linee guida, la quale a sua volta viene sottoposta al parere del Consiglio di Stato. Oltre al parere del Consiglio di Stato, per espressa scelta di ANAC, viene anche prevista una particolare procedura, una procedura cosiddetta AIR, ossia in buona sostanza una verifica sull'impatto della regolazione. AIR, no? Cioè in realtà l'acronimo significa un'analisi, mentre invece la verifica sull'impatto è
una fase successiva, sono i principi cosiddetti della better regulation in ambito europeo, cioè principi che dovrebbero indurre il legislatore a fare delle norme comprensibili e fruibili da tutti e quindi in buona sostanza delle regole di buon comportamento sotto il profilo della tecnica legislativa. Quindi ANAC ha deciso di sottoporre le sue linee guida a questa particolare procedura che tra l'altro è disciplinata da un DPR entrato in vigore nel dicembre del 2017 e che appunto prevede come si deve esplicare tale procedura. Ecco, però io temo che in realtà la sottoposizione a questa procedura, seppur certamente ha un intento lodevole, ossia fare in modo che ci sia una tecnica redazionale comprensibile, più che soprattutto ci sia una verifica attraverso le consultazioni degli operatori di quelle che sono le effettive necessità che devono essere colmate attraverso le linee guida, ecco, il rischio è che in realtà si crei e si moltiplichi l'ambiguità sulla natura di questi atti. Allora, questi atti, se vengono sottoposti ad un'analisi di questo tipo, devono essere considerati dei veri e propri provvedimenti che hanno un contenuto normativo? E allora ritorniamo al tema che è stato introdotto dalla dottrina ed è ancora nell'attualità assai dibattuto, no? Stiamo parlando di fonti del diritto e allora per questo motivo le assoggettiamo alle verifiche che sono previste per gli atti normativi? Beh, questo è uno dei punti su cui naturalmente potremmo anche qui intavolare una discussione ampia. Però il problema è che resta questa ambiguità di fondo, no? Ecco, e in realtà la sottoposizione a queste procedure rischia di essere alla fine solo, diciamo, una sorta di ricorso formale per dire: noi in ogni caso abbiamo ottemperato alle previsioni, anche se lo stesso DPR in realtà non prevede che le linee guida vengano sottoposte a questi tipi di valutazione, no? In ogni caso, diciamo che bisogna certamente considerare questa iniziativa un'iniziativa volta sicuramente all'affidamento delle regole, però ecco, questa iniziativa può anche destare molte perplessità sotto questo profilo. Non solo questi aspetti sono, diciamo, particolarmente problematici, ci sono anche aspetti connessi ad esempio ai pareri che vengono richiesti al Consiglio di Stato. Perché? Perché innanzitutto non era previsto che le linee guida fossero sottoposte ai pareri del Consiglio di Stato e quindi anche questa è una libera scelta da parte dell'autorità. Ma questo significa che in realtà il Consiglio di Stato, che sappiamo benissimo ha una funzione anche consultiva sotto questo profilo, quindi una funzione importante sotto il profilo consultivo, però il Consiglio di Stato è anche, diciamo, un potere giurisdizionale. E allora si creano ancora di più le condizioni, per la verità, per avere una commistione ulteriore, no? Il potere giurisdizionale che interviene sulle linee guida e questo è l'aspetto che magari adesso vediamo insieme, in realtà finisce per avere un'influenza dominante, nel senso che addirittura dice ad ANAC quello che deve essere modificato, quello che deve essere in qualche modo rivisto, e quindi non sono dei semplici consigli, molto spesso sembrano quasi, diciamo, delle indicazioni imperative, no? A cui comunque ANAC si deve adeguare. Allora, più che andare a vedere le linee guida, a questo punto andiamo a verificare. Prego. Datemi giusto il tempo, 5 minuti, perché, diciamo, io sto arrivando alla conclusione del mio intervento. Se facciamo la pausa, poi dopo non riusciamo a concludere. Allora, vi dicevo, il Consiglio di Stato. Anche qui il mio invito è quello ad andare a leggere il parere.
Ecco, poi questo materiale sarà a vostra disposizione, quindi potrete fruirne liberamente. Allora, vi sottolineo alcuni aspetti rilevanti, no? Allora, qui io avevo sottolineato le parti che vi dicevo appunto della sottoposizione alle procedure di valutazione delle norme sotto il profilo dell'AIR, no? Quindi la verifica delle linee guida sotto questi aspetti, che dal Consiglio di Stato stesso è stata ritenuta auspicabile. Il profilo della consultazione pubblica, no? Che è un aspetto importante che viene considerato dal Consiglio di Stato. Però a me preme sottolinearvi, ecco, questi aspetti che vi dicevo prima, che creano in realtà una situazione, diciamo, di commistione che a mio giudizio può creare delle perplessità. Ad esempio, prendete questo passo. Nei sensi di cui sopra si invita l'autorità a riformulare il secondo periodo del punto 2.2 della bozza di linea guida nei termini che per comodità si propongono qui di seguito. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui eccetera eccetera. Quindi, come vedete, in realtà qui c'è un invito preciso in cui la stessa linea guida viene riformulata secondo i desiderata del Consiglio di Stato. Allora qui c'è una sovrapposizione, diciamo, al potere di ANAC di emanare linee guida c'è la sovrapposizione del potere del Consiglio di Stato, che in sede consultiva dice ad ANAC come devono essere riformulate le linee guida. Quindi, a mio giudizio, qui si crea una problematica e forse un cortocircuito istituzionale, anche perché, come sapete, poi le stesse linee guida potrebbero essere anche assoggettate di impugnazione in sede giurisdizionale. Lascio questo problema aperto. Mi avvio rapidamente alla conclusione del mio intervento, no? Quindi io vi dicevo gli aspetti problematici. La conclusione è questa. Allora, qui in realtà noi abbiamo tutta una serie di attori, come abbiamo visto, no? Che cercano in qualche modo di facilitare la vita degli amministratori, che cercano in qualche modo di dare delle indicazioni precise all'amministrazione, ma francamente, secondo me, c'è un aspetto che non è stato considerato. Si tratta di un intento certamente lodevole ed importante. L'idea di avere una regolazione soft è sicuramente un obiettivo, secondo me, che si poteva conseguire e che poteva facilitare la vita degli operatori. Ma il problema si pone nel momento in cui noi non capiamo che l'organizzazione amministrativa è un'organizzazione particolarmente complessa, in cui operano delle dinamiche che non possono essere risolte attraverso l'esercizio della logica oppure attraverso, diciamo, tutto quel bagaglio di conoscenze certamente importante che hanno i giuristi per poter risolvere, diciamo, delle questioni che però naturalmente devono essere limitate al loro campo. Qui stiamo parlando di amministrazione attiva. Allora volevo concludere, e sono davvero alla conclusione, con un'opera, risale al 1940, uno studioso americano, si chiama Herbert Simon, parla con molta pragmaticità del comportamento amministrativo, quindi riferendosi sia alle amministrazioni pubbliche che alle amministrazioni private. Ecco, per noi fare un salto di questo tipo è già un salto epocale. Stiamo lottando da tempo per evolvere il diritto amministrativo verso forme civilistiche, ma sapete che ci sono molte resistenze e molte difficoltà nell'applicazione. Qui siamo in un altro ambito. Però mi piaceva leggervi questa riflessione, no? Giusto per concludere l'intervento e capire nella sostanza perché a volte i problemi sono così difficili da risolvere, no? Ecco, qui dice in un passo di quest'opera, che risale al 1940, ma a mio giudizio è ancora molto attuale, e dice: il comportamento effettivo, perfino quello che si ritiene ordinariamente razionale, possiede molti elementi di incoerenza che non emergono in questa immagine idealizzata e astratta. Quindi, se noi pensiamo all'immagine della pubblica amministrazione come un'immagine idealizzata e astratta, retta esclusivamente da principi razionali, rischiamo di incorrere, diciamo, in questa visione che ci dice Simon.
Se osserviamo questo comportamento, dopo un certo tempo notiamo che esso si presenta a mosaico. Infatti ogni elemento del modello viene integrato con gli altri per effetto dell'orientamento verso un fine comune. Ma questi fini mutano di volta in volta per mutamenti registratisi nei settori della conoscenza e dell'attenzione individuale e sono tenuti insieme in misura appena percettibile da un'idea approssimata del criterio generale di scelta. Si potrebbe dire che il comportamento riveli segmenti di razionalità, che cioè esso mostri un'organizzazione razionale nell'ambito di ciascun segmento, ma che gli stessi segmenti non abbiano connessioni molto strette fra loro. Ecco, allora diciamo che forse è questo l'elemento che nell'ambito della disciplina che riguarda la pubblica amministrazione viene a mancare. Non è solo il diritto che può risolvere delle problematiche che invece sono multidisciplinari, che investono competenze di carattere economico, di conoscenza dei procedimenti amministrativi, di come questi comportamenti amministrativi si esplicano nella pratica quotidiana. Grazie, ho finito.